Valorizzando la figura del magistrato onorario mediante una definizione delle sue funzioni che tenga conto della nuova possibilità di impiego nell'ufficio per il processo. Per quanto attiene al contenuto specifico del disegno di legge, il principio cardine è dato dalla predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile a giudici di pace, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze e collocandole all'interno del medesimo ufficio, rappresentato dall'attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace. Si tratta cioè di prevedere una disciplina omogenea relativamente a modalità di accesso, durata dell'incarico, tirocinio, necessità di conferma periodica, responsabilità disciplinare, modulazione delle funzioni, con l'attribuzione ai magistrati onorari sia dei compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie, formazione e criteri di liquidazione dei compensi. Viene riorganizzato l'ufficio del giudice di pace e ampliata la sua competenza per materia e valore. L'ufficio sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e sarà coordinato dal Presidente del Tribunale, fermarestando restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al Tribunale stesso. Si dovranno prevedere in sede di attuazione della delega momenti di stretto collegamento con il Tribunale, costituiti in particolare dalla formazione delle tabelle da parte del Presidente del Tribunale e dalla previsione di periodiche riunioni ex articolo 47.4 dell'ordinamento giudiziario, dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienze innovative. Sono rideterminati i ruoli e le funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente.